Abbiamo scelto di proporre due grandi formati per dare enfasi all'esclusività di questi lotti, in quanto questi vini, entrambi dell'annata 2004, sono stati prodotti in solo 20 esemplari di doppi magnum, appunto di 3 litri, di cui 10 sono rimasti in cantina. E appunto questi due lotti provengono da questa riserva privata della cantina. Quindi sono prodotti difficilmente reperibili sul mercato. Abbiamo scelto l'annata 2004 in quanto è una grandissima annata, molto ricca, con un estremo bilanciamento tra potenza, quindi frutto, ed eleganza. Diciamo anche che negli ultimi anni, negli anni 2000, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una serie di ottime annate. Questa qui, assieme a 2001, 2006 e 2007, crediamo sia una delle annate top e che soprattutto in questo momento stia esprimendo appieno il suo potenziale. Infatti abbiamo proposto anche in 2004 per il lotto unico dell'asta, abbiamo proposto un Villero, che è il nostro vino riserva, che viene appunto prodotto solo in annate eccezionali. A riguardo del primo lotto, il Castiglione è il nostro Barolo tradizionale, prodotto con l'assemblaggio di 11 top cru, vorrei sottolineare, differenti, tutti vinificati separatamente, e messi assemblati solo poco prima della messa in bottiglia. Mentre l'Azzarito è un cru, una menzione di Serralunga. La caratteristica di questa vigna, al di là delle già note caratteristiche di terroir dei terreni di Serralunga, è che il clone di Nebbiolo è per l'80% composto da rosé, che è un clone che non viene praticamente più utilizzato. Queste uve gli conferiscono una frutta rossa molto, molto particolare e lo rende molto, molto più pronto rispetto ad altri cru come possono essere rocche o brunate che noi produciamo.